Drop it. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro, i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Un saluto da Fabio Caressa, con me per il racconto di questa partita ci sarà Luca Marchegiani. Ciao Fabio, buon divertimento a te e a tutti gli appassionati che amano questo grande sport. Si schiereranno oggi in campo le due squadre. Prosegue nella sua corsa. Occhio al tiro. La palla era all'angolino, ma il portiere ci è arrivato. Continua ad avanzare verso l'area. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Ottima incursione per via centrale, ma è da solo. Occhio alla conclusione! Super un'altra volta! Una parata davvero fantastica, che riflessi! Cerca di superare la difesa per vie centrali, non ha però il supporto dei compagni. Lo mette in mezzo! Spazza il pallone! Sulla destra, bella palla, può provare il tiro. Ecco che la rimette in area. È mancata un po' di precisione. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. Arriva nella tre quarti avversaria. Cross. La difesa riesce a spezzare l'azione. Momento un po' concitato della partita. Le squadre non riescono a mantenere il possesso della palla. Un po' di disordine. Nessun gol finora, 0-0. Vuole la profondità. Ed è la cross in mezzo. Candreva! E c'è il gol dell'Italia! Segnare allo scadere può essere importante anche e soprattutto psicologicamente. Bel colpo di testa, ha sfruttato bene il pallone del compagno. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere.
risultato si sblocca, 1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Può concludere. Credo però che ci sia fuori gioco, sì, è così. Fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. Il secondo tempo è cominciato. L'allenatore si sarà sicuramente fatto sentire negli spogliatoi. Ora sta ai giocatori dimostrare di aver capito cosa devono cambiare per poter rimettere in piedi questa partita. Buona la progressione a sinistra, ma non ci sono grandi spazi. Cerca spazio. Eder oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Eder cerca spazio. Eder può andare, c'è spazio per calciare e in sacca, un gol importantissimo. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Ha portato la palla fino a dentro l'area di rigore, è stato bravissimo a mantenere la freddezza fino all'ultimo e poi è andato a colpo sicuro. Si riparte da un netto 2-0. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Se vogliono cambiare la partita lo devono fare adesso. Devono trovare subito il gol per ridurre lo svantaggio e poi continuare a spingere. Magari non riusciranno comunque a ribaltare il risultato finale, ma almeno daranno una prova di carattere e potranno dire di averci provato. Palla in profondità sulla fascia. Ancora in mezzo. Cross respinto. Cerca la fondo, palla a piede. Parolo si propone in mezzo. Prova la giocata nello spazio. Prova il tiro. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. E sembra che sia uscito un po' malconcio dal contrasto. Intercetta il passaggio, pericolo. Ottimo disimpegno, la spazza via. Prova il filtrante. La gioca in aria. Buon intervento difensivo. Ormai Fabio la partita è persa, ma questa squadra non può mollare, non può mollare così. Deve lottare fino alla fine per rispetto della maglia e dei tifosi. Immobile. Immobile. Prova l'iniziativa personale. Il giocatore viene fermato opportunamente dalla difesa. Non si fermano più, ancora a segno.
e con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. E questa era davvero imparabile, un proiettile. Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. Zero dunque. Parolo prova la verticalizzazione. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Ma oggi praticamente non sono mai stati in partita. Adesso l'allenatore avrà un grande lavoro da fare. Cancellare completamente questa sconfitta e passare oltre, cercando di ridare energia ai propri giocatori. Hanno fornito una prova decisamente scarsa di fronte ai loro tifosi. Ho visto una squadra scomposta, poco determinata, nervosa, davvero una brutta prova.